Buonasera ragazzi e benvenuti nel mio canale allevamento amatoriale di Raffaele Esposito. Beh, quest'anno di mostre se ne faranno poche, giusto il regionale campano, e quindi stavo preparando le gabbie per ospitare 8 animali e niente, tra poco vi farò vedere cosa ho intenzione di portare al campionato regionale. E ovviamente ci sono altre 8 gabbie dietro uguali. E vi faccio vedere tra poco cosa prepariamo. Tre, come vedete, sono già preparate. Iniziamo a preparare le altre. Quindi riempiamo le mangiatoie come prima cosa. Giusto per mostrarvi come ne prepariamo. Preparazione mostre, è un po' complicato registrare con una sola mano. Prendiamo anche l'altra. Beh, ho bellito un po' le gabbie con queste foglie finte. E vabbè, tra poco vi mostrerò cosa andremo a preparare quest'anno. Come vi dicevo, 8 animali, tutti novelli, di cui 2 ibridi, che ho fatto qualche video poco tempo fa. Vabbè, riempiamo i peperini. Questa è la parte di preparazione. Quindi ragazzi, adesso che la prima colonna è pronta, beverini, acqua e tutto, passiamo a mettere gli animali da portare in mostra. Ragazzi, primo animale, ibrido tra becco d'argento e diamante mandarino, che andremo a posizionare nella gabbia numero 1. Guardate, questo è il primo, non so se riuscite a vedere, primo animale. Guardate amici, diamante mandarino ciuffato per becco d'argento, questo è il mio primo animale. Ragazzi, secondo animale, sempre un ibrido tra passero del Giappone e becco d'argento. Andiamo a posare nella seconda gabbietta. Ed eccolo qui, amici. Rilasciamo, ovviamente, preparare. Quindi becco d'argento per diamante mandarino ciuffato, secondo ibrido passero del Giappone per becco d'argento. Vedete? Passiamo al terzo. Ragazzi, e siamo arrivati al terzo animale. Diamante guttato bruno, codione giallo, becco giallo, che andremo a mettere nella terza gabbietta. Ecco qua, amici. Stiamo riempendo le gabbie con gli animali da probabili esposizioni. Passiamo al quarto animale. Beh, ragazzi, il quarto animale è un bel diamante di gold singolo fattore, pastello singolo fattore, testa rossa.
Da quando allevo i diamanti di gold, questa è la prima volta che lo porto in gara, un diamante di gold, e lo andremo ad alloggiare nella quarta gabbietta. Ed ecco qui anche il diamante di gold. Quindi, pensando alla prima colonna, abbiamo primo ibrido, becco d'argento per diamante mandarino. Secondo, passero del Giappone per becco d'argento. Terzo, diamante guttato, bruno, codione giallo, becco giallo. E quarto, diamante di gold, pastello, singolo fattore. Vediamo un po', amici. Allora, passiamo al quinto animale. Ragazzi, quinto animale, donna con la petto castano. Dovrebbe essere un maschio. Andiamo nella quinta gabbia della seconda colonna. E abbiamo la donna con la petto castano, sempre da preparare. Ecco qui. Vediamo il sesto animale. Ragazzi, sesto animale, diamante zebrato maschio, portatore di agata. Vabbè, non è interessante. Vediamo come farà, cosa farà le mostre. Lo mettiamo nella sesta gabbia, pronta per lui. Quindi anche diamante zebrato. Vedete, gli animali si preparano proprio perché in gabbie piccole sbattono. Alla fine vi farò una panoramica di tutti gli animali. Allora, amici, sesto animale, diamante rufeicauda. Ancora a fine muta, non sappiamo ancora se riusciamo a finire la muta per il campionato regionale, ma volevo portarlo mutato, faccia gialla. E prepariamo il sesto animale. Eccolo qua. Andiamo a vedere l'ultimo animale. Sicuramente sarà una di quelle sorprese. Ragazzi, l'ultimo animale, un bel maschietto di Tanibar, novello mio, anche a lui deve crescere la coda, perché quando sono in voliere di comunità, cioè gabbie da 120 di comunità, fanno questi giochetti. Vediamo un po' di prepararlo. Quindi, ottavo ed ultimo animale. Allora, ricapitolando, diamante di Tanibar che si è nascosto, non si vuole far vedere, ecco. Diamante di Tanibar, primo, diamante rufeicauda, diamante zebrato, donnacola petto castano. Passiamo dall'altra parte e incominciamo. Diamante di gold, pastello, singolo fattore, testa rossa. Mi sa già che deve essere scartato. Diamante guttato, bruno, codone giallo, becco giallo. Ibrido passero del Giappone per becco d'argento e infine ultimo ibrido becco d'argento per diamante mandarino ciuffato. Ragazzi, questi sono gli animali che porterò in mostra. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!